Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Remnant 2. Mentre continuiamo il nostro viaggio all'interno dei segreti del gioco, oggi andremo a rispondere ad una domanda molto importante che mi avete fatto negli ultimi giorni, cioè come sbloccare le classi secondarie dei vostri personaggi, come attivarle e come usare la seconda abilità. Come sempre, prima di iniziare vi ricordo che tutto quello che vedete qui su YouTube noi lo giochiamo in live su Twitch. Se volete vedere tutti gli sblocchi dei segreti in live, diciamo, trovate il link nella descrizione qui sotto. Allora, come sapete, all'inizio del gioco ci faranno scegliere una classe che poi rimane la principale per un po', ma non è detto che non possiamo cambiare, o meglio anche aggiungere abilità con ulteriori classi. Facciamo una premessa: sappiamo che nel gioco ci sono tante classi che si possono sbloccare, diverse da quelle iniziali, che si sbloccano facendo quest e segreti all'interno del gioco, ma prima di andare a vedere singolarmente come sbloccare quelle classi, parliamo di quelle basilari. Per farlo non dovrete far altro che fare un giro al world e raccimolare un po' di oggetti. Se passate per esempio dal medico del campo, vi venderà un materiale chiamato la spilla da medico. Se andate da Reggie, l'anziano che sta insieme all'altro, vi darà l'anti-attrezzo metallico, che vi servirà per sbloccare la classe del tank. Se invece parlate con l'altro anziano, vi racconterà delle storie. Continuate a chiedergli di raccontare delle storie fino a che non vi darà l'anello della pistolera. Se tornerete da lui dopo che avrete finito il vostro secondo mondo all'interno della vostra campagna e continuate a farlo parlare, vi darà anche l'oggetto per startare la classe del pistolero. Infine, se parlate con il tizio al poligono, che sembra il Joel di The Last of Us, potrete acquistare da lui la medaglia del cacciatore. Una volta che avrete preso questi oggetti, non dovrete far altro che andare da Wallace, nel molo vicino alla nave, che vi trasformerà gli oggetti di classe da equipaggiare. Ovviamente avrà un costo anche discretamente alto, saranno 10 cristalli e 1000 scarti. Fatto ciò, non dovrete far altro che andare nel vostro personaggio e cliccare sullo slot vuoto sulla destra e inserire l'oggetto della classe che volete aggiungere. Sappiate che potete tranquillamente sostituire anche il primario e cambiare totalmente classe durante il vostro gioco quando volete. Ovviamente dovrete livellare le altre classi, però così almeno sapete come si fa. Come vi dicevo, ci sono classi nascoste nel gioco che andremo a vedere come prendere mano a mano che le sbloccheremo. Ora però sono curioso di sapere le vostre combinazioni. Io per il momento sto andando con la classe da supporto del cane ed il medico, ma penso di cambiare molto presto nel tank più il medico per provare ad avere ancora più resistenze e cure. Più avanti sicuramente poi proverò anche qualche accoppiata da super DPS con il cacciatore e magari qualche classe nuova. Comunque io spero che il video, come sempre, vi sia stato utile. Vi ricordo di iscrivervi al canale per vedere altri video come questi su segreti e piccole guide. Io vi ringrazio come sempre di aver guardato il video e noi ci vediamo alla prossima.